Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, in questo video parleremo di com'è essere una ragazza straniera in Giappone e com'è trovarsi con un ragazzo giapponese. Addentriamoci subito in questo argomento. Ovviamente, non essendo una ragazza straniera in Giappone, è stato un po' difficile realizzare questo video, però siccome me l'avete chiesto dopo aver visto il video dell'altra volta, infatti la scorsa settimana, se vi ricordate, abbiamo parlato di come sono visti gli stranieri in Giappone, almeno da certe ragazze, o perlomeno in quel video io ho cercato di sfatare il mito che tutti i ragazzi caucasici sono considerati belli per le giapponesi. Non è così. Se siete degli strafighi probabilmente sì, ma altrimenti no. Quindi volevo comunque realizzarvi questo video e ho cercato di essere il più oggettivo possibile, quindi sono andato direttamente dalle fonti, ovvero ragazzi giapponesi che vivono in Giappone, oppure consultando le esperienze di altre straniere che invece hanno vissuto in Giappone e hanno avuto proprio un'esperienza diretta con questi maschi giapponesi. Per la realizzazione di questo video, nella prima parte analizzeremo la reazione dei ragazzi giapponesi, mentre nella seconda parte vi racconterò una serie di storie reali di ragazze straniere che hanno vissuto in Giappone. Allora, grazie a uno youtuber giapponese che ha fatto tutto il lavoro, perché è andato direttamente a chiedere ai giapponesi che cosa pensassero delle ragazze straniere, posso dirvi che cosa è emerso dal suo sondaggio. La prima domanda è stata: dove vivono le donne più belle del mondo? Ci sono stati due ragazzi che hanno detto l'Italia, il che mi ha fatto molto piacere. Italia. Ah, ore mo io to sta. Kabutte ne. Hada ga shirokute, hana ga totte ne me ga dekakute, shincho ga suratto shiru. Però in generale molti hanno risposto le ragazze del nord, come le russe, oppure delle ragazze latine. Russia. Sweden toka wa kirei da to omimasu ne. Ma imeji nasu kedo, kanzen ni. Boku wa Russia desu. Italia toka desu. Mexico? Ato Spain, Latin ke? Italia toka Ecuador toka. La seconda domanda è stata: vorresti uscire con una ragazza straniera? E la maggior parte degli uomini ha detto che l'avrebbe fatto. Tuttavia, molti degli intervistati avevano una serie di dubbi e preoccupazioni per il fatto della barriera culturale, ma nel complesso sarebbe un'esperienza che gli piacerebbe fare. Quindi ci fa molto piacere. In seguito è stato chiesto quale secondo loro sarebbero le difficoltà che delle coppie miste devono affrontare, e la maggior parte di loro ha risposto che le differenze culturali sono indubbiamente la loro preoccupazione principale. Perché il Giappone, come vi ho detto in tanti dei miei video, ha un sistema molto rigido di regole. Molti ragazzi infatti sono preoccupati che queste ragazze straniere avrebbero difficoltà a navigare in questo campo minato che è il Giappone. Hanno anche sottolineato il problema di comunicazione con i genitori, come tra l'altro vi avevo già detto quando avevo fatto il video sui ragazzi. E inoltre hanno detto che ci sarebbe il problema di dove vivremo in futuro, perché comunque nelle coppie miste è una domanda che ci si deve porre se si vuole instaurare una relazione. あの、お互いの両親の関係とかだったり、っていうのはやっぱりコミュニケーションとかいい気づきにくいと思います。結婚もありだと思いますけど、ってなったらいよいよやっぱ家族どっちに住むのかとか、お互いの両親の問題とか子供の国籍の問題とかいろいろ出てくるんじゃないかなっていうイメージです。 なんか一回仲良くなっても、その次会えなさそう。好きになっても、なんか母国とかに帰っちゃったり、帰っちゃったり、まあ僕らが外国行って日本に帰っちゃったりしたら、もうその時点で縁が切れそうな気もします。 E secondo me una delle risposte più interessanti che hanno dato è stato che alcuni uomini temono che le ragazze straniere vedano i ragazzi giapponesi come dei ragazzi, diciamo, poco romantici. Lady first とか
その暗黙のルールとかそういうところかな。そういうところクリアできたらな。恋愛してみたいですよね、本当。だ出会う場所がないですよね、まず。あんまり。だし相手にされなそうなんか。そう。なんか日本人ってレベル低そうに思われてる感じがする。恋愛に対してね。だし、ほら、そっちの方も性的なものもなんか微妙な感じがする。それはなんか個人的な意見なんですけど、なんかそんな気がするな。Infatti questo dato è emerso in vari sondaggi, anche l'hanno fatto anche in TV e in vari programmi giapponesi. Comunque, il tema di questo video è come essere una donna straniera in Giappone, quindi ho pensato qual è il modo migliore per rispondere a questa domanda se non chiedendo a delle straniere che hanno vissuto o stanno vivendo in Giappone e magari hanno anche delle relazioni con dei giapponesi. Anche qui, per cercare di essere il più obiettivo possibile, vi racconterò alcune storie di vita reale grazie ad alcune interviste che sono state raccolte dal sito savitokyo.com. Vi lascio in descrizione comunque anche il link dell'articolo chi volesse leggerselo. Hanno fatto praticamente questa intervista a 40 ragazze tra i 23 e i 34 anni che appunto hanno vissuto in Giappone. Dalle loro risposte è emerso che essere una straniera in Giappone ha indubbiamente molti benefici, ma può anche essere un grande problema. Partiamo subito con la prima domanda, che è: com'è uscire con i giapponesi? Emily, di 33 anni, del Regno Unito, una ragazza caucasica, ha detto che le sue esperienze sono state per lo più positive, anche se è più facile ricordare il coglione che le ha spezzato il cuore. E continua dicendo: ricordo di aver sentito di dover essere sempre una donna modello, come per esempio soffiarmi il naso. Mi faceva sentire come se stessi facendo qualcosa di disgustoso e sbagliato. Vedete come i discorsi che vi faccio io sul buon senso giapponese e sul codice di comportamento in Giappone è un argomento che comunque continua a ritornare. Andiamo avanti con Sue, che è una ragazza di 29 anni, americana di Taiwan. Nel mio paese non mi sarei mai messa ad attaccare bottone, ma qui, a meno che non sono ubriachi, se non faccio la prima mossa non succederà nulla. Quindi penso che sia stato positivo per me, perché ora mi sento più sicura a parlare con i ragazzi. Vi ricordate nel video dei ragazzi che vi ho detto che spesso i ragazzi giapponesi, c'è una buona parte che sono dei ragazzi erbivori? Soshokukei danshi, ve lo lascio qui se non ve lo siete visti. Questa categoria degli uomini erbivori c'è e è molto presente in Giappone, quindi spesso le ragazze, se vogliono uscire con un tipo, devono fare la prima mossa, altrimenti non si combina niente. Andiamo avanti con Jane, che è questa ragazza latinoamericana di 28 anni. Ero agitata. Con il mio ragazzo c'era un'enorme barriera linguistica. Ci siamo conosciuti con Tinder e sapeva scrivere abbastanza bene inglese, ma quando ci siamo incontrati di persona non tanto. Ciò non ci ha impedito di vederci, tuttavia ho dovuto passare così tanto tempo a cercare di capire chiaramente che cosa volevamo comunicarci l'un l'altro. È stato difficile? No, è stato davvero terribile e alla fine ci siamo lasciati perché davvero nessuno dei due era realmente felice. E questo, ragazzi, è una cosa vera, perché comunque io non riesco a capire, cioè in una coppia bisogna poter comunicare, non vorrei che la lingua fosse un ostacolo e intralciasse la possibile felicità che potrei avere con questa persona. Quindi io credo che se realmente riuscite a trovare su Tinder, è una cosa abbastanza surreale, però se riuscite a trovare su Tinder una persona che vi dà delle emozioni così forti da voler spendere la vostra vita con lui o lei, mi raccomando, mettetevi d'impegno per imparare la lingua, perché è un peccato che una differenza linguistica non vi permetta di vivere una storia d'amore magari importante. Continuiamo con Victoria, che è una ragazza di 30 anni, greco-americana. Sono andata a vari appuntamenti con molti ragazzi diversi in Giappone. Tutti mi dicevano che volevano uscire di nuovo con me, ma poi sono spariti e non ho più avuto loro notizie, salvo uno di questi ragazzi che mi ha mandato un messaggio 2 anni e mezzo dopo. Allora, ragazzi, questa sembra una storia assurda, però vi assicuro che i giapponesi ogni tanto sta cosa la fanno. Anche delle ragazze con me l'hanno fatto, sono scomparse per tipo 6 mesi e poi dopo ti contattano dal nulla come se ci fossimo visti la settimana scorsa. Ah, ciao, come va? Ci rivediamo. E tu sei là che dici: ma che cazzo vuoi? Se non vi fate sentire per tanti mesi, potete anche non farvi più sentire, grazie. Andiamo avanti con come trattano le ragazze straniere gli uomini giapponesi.
Kate, di 24 anni, è una ragazza afroamericana che ha detto: mi sentivo come se fossi un trofeo per gli uomini giapponesi. E questo, ragazzi, è, in realtà anche per esperienza personale vi posso dire, per esempio, che una mia amica, vabbè, chiamiamola J. che lei ha avuto varie esperienze con dei ragazzi giapponesi, mi ha detto che questa cosa è un fatto proprio ricorrente, che comunque spesso c'è una tipologia di giapponesi che sono magari i giapponesi che vanno nei club e vogliono la straniera così, vogliono la straniera soltanto per la seratina, però non gli interessa andare oltre, quindi vogliono conquistarla per far vedere: ehi, sono stato con una straniera, però non gli può interessare nulla. Poi dopo, alla lunga, vogliono mettersi con una giapponese. E ragazzi, questo succede molto molto spesso, ve lo assicuro. Non tutti i giapponesi sono stronzi, però esistono anche i giapponesi stronzi. C'è una mia amica, Sabrina, del Giappone a quattro mani, che ci ha fatto un video tutto dedicato ai giapponesi stronzi. Vi lascio il link di questo video in descrizione, chi volesse vederlo. Tra l'altro ho intervistato una ragazza italiana. Andiamo avanti con Sara, una ragazza americana coreana. Sono uscita con un ragazzo giapponese per alcune settimane e poi una notte mi ha detto che non poteva più uscire con me perché era sicuro che mi ero fatta qualche intervento di chirurgia estetica perché ero coreana. Ed è quello che le donne coreane fanno per trovare mariti. In realtà io non mi sono nemmeno tinta i capelli. Allora, cara Sara, questo, vabbè, è la tua testimonianza, sì, interessante, anche se devo dire che il tuo ragazzo giapponese era proprio un... Quindi, vabbè, non conosco nessun giapponese che direbbe una cosa del genere, però evidentemente quelli che proprio hanno dei problemi mentali esistono sia in Italia che in Giappone che in tutto il mondo. La deficienza in alcuni soggetti è davvero international. Andiamo avanti con Mary, di 31 anni, una ragazza canadese indiana, che dice: una volta un collega maschio mi ha detto che voleva sapere se tutte le ragazze indiane dovessero imparare il Kama Sutra. Da quel momento in poi non ho più pensato di uscire con un giapponese. Voglio dire, se questo è quello che mi direbbe un mio collega, cosa posso aspettarmi da uno sconosciuto in un bar? Allora, io non so chi è questo collega, però, Dio mio, che soggetti avete incontrato, ragazze? Mi sembra una storia un po' assurda, però evidentemente se l'ha raccontato, evidentemente gli è successo. Ti dico, vabbè, questo collega secondo me era il ragazzo della Sara del commento di prima. È uno che proprio non ci arriva con la testa. Non so se è lo stesso, però tutti e due qualche problema mentale ce l'hanno. Andiamo avanti con Annie, di 31 anni, una ragazza europea. Finora sono stata fortunata a essere trattata bene, ma una volta ero di tutta fretta e ho tagliato la fila. Il mio ragazzo giapponese mi ha detto che era una cosa stupida da fare ed è un comportamento inaccettabile per gli stranieri. Vabbè, in realtà è un comportamento inaccettabile anche per gli italiani in Italia e anche per i giapponesi in Giappone. Vabbè, chiusa parentesi. Comunque le ha fatto capire che è consapevole che io sono straniera e qui da praticamente così tanto tempo che ormai se lo sta dimenticando. Anche a me succede spesso in Giappone, ogni tanto parlo degli stranieri e non mi rendo conto che anch'io lo sono. Mi ha anche fatto sentire come se dovessi essere sempre un buon esempio, ma a volte voglio solo lasciarmi andare. Devo dire che sì, ogni tanto ti vuoi lasciare andare in Giappone, però se sei una straniera o uno straniero in Giappone, comunque non ci sono tanti italiani, non ci sono tanti tedeschi, capito? Quindi se voi vi comportate male, tutte le persone che vi stanno attorno, è come se nella loro testa si stampasse questa immagine degli italiani o dei tedeschi maleducati. Quindi se sei in Giappone e sei uno straniero, o comunque se sei uno straniero in qualsiasi paese, il modo in cui tu ti comporti si riflette su tutta la categoria delle persone che tu rappresenti. Quindi è davvero importante cercare di comportarsi al meglio. Ragazzi, vi avevo promesso il video di come leggere l'aria in Giappone, uscirà venerdì alle 1.45, mettetevi già la sveglia, che così vi spiego proprio questo concetto che vi ho appena espresso qui e che vi avevo anche espresso nel video scorso. Finalmente ne parlerò con anche degli esempi, così capirete veramente che cosa voglio dirvi. Ragazzi, non perdetevelo, eh? Andiamo avanti con un'altra domanda, che è l'ultima, che è: le relazioni in Giappone possono influenzare le vostre relazioni future? Emily, di 33 anni, una ragazza australiana, dice che attualmente ho una relazione con un ragazzo giapponese che ha vissuto all'estero. È un'esperienza che mi sta arricchendo molto, dal momento che questa condizione ci rende simili e in qualche modo ci rende entrambi estranei al Giappone. Vogliamo sostenerci a vicenda più che... Sapete quell'atteggiamento di lascia che ti mostri com'è il Giappone? Se sei giapponese e vivi all'estero, ci sono magari dei comportamenti della società giapponese che ti sembrano un po'
contro quello che è magari l'individualità e la libertà personale, come per esempio il decidere di non voler andare al lavoro quando c'è un tifone, per dire. Se vieni in Italia con tutti gli scioperi che ci sono, sicuramente lo capisci questo concetto. Andiamo avanti con Lisa di 27 anni, che è una cinese americana, che dice che la persona con cui sono fidanzata ora, che probabilmente, vabbè, non è giapponese, è molto più aperta e avventurosa di quanto lo fossero i miei partner giapponesi. Stiamo costruendo una casa insieme ed è stata un'impresa enorme. Siamo una squadra e non due persone che condividono un letto. Non riuscivo a immaginarmi nessuno dei miei ex giapponesi in grado di gestire questo livello di impegno. Vabbè, ovviamente ci sono i ragazzi giapponesi che si impegnano, lei probabilmente non avrà mai avuto fortuna, però buon per lei che questa Lisa è riuscita a trovare l'uomo della sua vita. Concludiamo con i consigli di queste ragazze. Laura di 37 anni ci dice: non uscire con i ragazzi che troverete nei club a Roppongi. Jane di 28 anni dice: prendi atto della differenza che c'è tra un ragazzo che rispetta la cultura ed un ragazzo che ha solamente un fetish. Impara a riconoscere quando è il momento di abbandonare una relazione come una persona adulta. Questa è davvero una cosa importante, ragazzi, perché succede anche l'opposto, magari di stranieri maschi che vanno in Giappone, o anche straniere, che hanno la yellow fever, che vanno in Giappone e vogliono un amoroso amoroso giapponese perché hanno sto fetish per gli asiatici, quindi devo dire che succede in entrambi i casi. Paola, americana coreana, dice: solo perché un ragazzo giapponese ti ha spezzato il cuore non significa che tutti facciano schifo. Molti di loro potrebbero fare schifo, ma è lo stesso in ogni cultura non dare la colpa al Giappone per il tuo dolore. E ragazzi, questo lo vorrei dire anche a una youtuber italiana che ha fatto un video che mi ha fatto molto incazzare. Vi linko qui il mio video risposta che le ho fatto. Se un giapponese ti ha trattato male non significa che tutti i giapponesi sono così. Non generalizziamo, per favore, è importante. Andiamo avanti con l'ultimo consiglio, quello di Vittoria di 30 anni, greco-americana, che dice: il consiglio che darei è: siate voi stesse, ma fate attenzione ad essere delle buone ascoltatrici. Ci sono delle sottili sfumature nella cultura giapponese che sono più difficili da percepire rispetto a quelle a cui siamo abituati in Occidente. In realtà ho scoperto che è un'abilità molto utile in qualsiasi situazione, non solo per uscire con qualcuno al di fuori della mia cultura. Vabbè, devo dire, questo ultimo commento è stato molto bello, veramente penso che questa ragazza la pensa come me, ve lo dico spessissimo in moltissimi video, ricordatevelo perché sarà veramente utile in molte situazioni. Grazie per avermi ascoltato e noi ci vediamo al prossimo video, vi aspetto venerdì all'1:45 e grazie davvero per vedere questi video. Ciao!